Ehi fratello, benvenuto, io sono Fortuto Gamer e oggi proveremo il nuovo DualSense Edge di PlayStation su Fortnite. Questo è un nuovo controller che PlayStation ha buttato fuori per i pro player, per gli hardcore gamer. Infatti costa anche 240 euro. È mega personalizzabile, si possono fare un botto di cose. Si possono aggiungere dei grilletti qui dietro, io ne ho messo solo uno. Si può regolare la corsa degli analogici a massima, minima, insomma si possono fare cose fighe. Si possono cambiare queste levette sostituendone con altre. Una delle cose che ho più apprezzato è che si possono rimuovere i comparti per gli analogici e andarli a sostituire nel caso magari abbiano problemi di drifting. Tra l'altro una delle feature che apprezzo di più di questo controller è che tu puoi settare dei profili personalizzati nel quale, per esempio, che ne so, andare a modificare tutti i tasti che hai sul controller. Per esempio io sui grilletti posteriori qui sulla sinistra, dato che ne ho messo solo uno ma potrei metterli entrambi, ho scelto di mettere la freccetta sinistra, ma io potrei mettere qualunque altro pulsante vi pare, tipo quadrato, X, cerchio, triangolo. Invece ragazzi, sulla sensibilità levetta potete fare quel che vi pare, sia sulla levetta sinistra che destra potete mettere delle curve di sensibilità specifiche di indipendentemente dalla vostra esigenza. Io ho messo precisa con però potenza meno 5 perché non mi piaceva troppo l'effetto potente che questa curva di sensibilità facesse. Poi si può attivare la zona morta sui grilletti, vabbè io la tengo a 0 a 0 in realtà per entrambi, oltre che modificare intensità vibrazione, effetto grilletti e un botto di altre cose. Questo non sarà l'unico video che porterò con questo nuovo controller e soprattutto questo video sarà in endgame, quindi mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale altrimenti perderete tutti i prossimi video, attivate anche la campanellina. Ora che siamo su Fortnite però possiamo andare a dare una lezione ai tizi in lobby. Iniziamo questa follia. Ammetto di stare scomodo, ma esclusivamente perché l'endcam che ho messo non è che sia posizionata benissimo. Infatti ho paura di uscire dall'inquadratura da un momento all'altro, cioè capite che intendo. Sto messo un po' così, devo essere sincero. L'avrei dovuta settare meglio, ma ho che poco tempo per registrare ragazzi come al solito, perché sono pieno di impegni di continuo tra università, cose, lavoro. Quindi credo che ce la faremo andare bene, almeno per il momento. Allora, voglio provare a vedere se riesco a fare almeno la prima kill. Questo c'ha la pistola però. Sono morto. Palese. Mamma mia, si è fatto eliminare mentre aveva la pistola. L'essere più strano sulla faccia della terra, diciamo così. C'è qualcun altro e non capisco dove sia. Io per il momento mi sistemo un attimo l'inventario. Beh, voi non offendete. Mi ha visto. Forse era stato un po' più preciso di me con la pistola, però gli è andata comunque male. Io sto ancora all'interno dell'inquadratura, sì. Credo che questo video sarà un continuo suono all'interno dell'inquadratura o cose simili. Oh mio Dio, perché ho fatto questa cosa stupidissima? Sono morto. Mamma mia. Non so come abbia fatto, ragazzi. Sono scivolato per sbaglio. Non ho premuto alcun pulsante che non ho premo di solito. Non so cosa sia successo. Mi ho lasciato qualcosa di interessante. No, devo risalire. Non devo farmi danno perché ho pochissima vita. Ok. Allora, calmi. Mi serve un attimo di tranquillità anche perché non so se c'è qualcun altro qui. E non voglio scoprirlo a mie spese. Ah, c'è una pozza. Aspettate. Questa mi serve. Qualcosa, grazie. Vabbè, te la potevi risparmiare. Sono delle rane, sì, ma sono piuttosto convinto che ci sia ancora qualche nemico. Perché prima stavano fightando. Fucile a pompa, buono. Devo capire come funziona l'abilità del siphon o quanto è utile. Devo capirla un attimo, eh. Dai. Ok. Poteva andare peggio. Sono onestamente soddisfatto, devo ammetterlo. Ok, lui c'aveva un fucile a pompa un po' più forte. Bella taglia, ce la prendiamo. Andiamo. Allora, quasi quasi io la voglio conquistare sta zona. Che dite? Ci proviamo, tanto abbiamo anche lo scudo. Se qualcosa la farei, la follia. Fatemi vedere un attimo la mappa, scusatemi, Qui c'ho la taglia. Ah, sta un uccello di ricognizione. Il bro è sicuramente in una di queste case, palesemente. Solo che devo capire dove. Solo che finché sta con l'aquila. Qui dentro, ragazzi, c'è qualcuno. Non capisco perché a schermo non me lo faccia vedere, ma... Che stava abbassato? Forse sarà stato quello. Vabbè, GG. Shield keg subito. Ah, questi sono i big bash. Però non avendo bash warrior, sinceramente non mi interessa per ora. Tra l'altro credo che stia esplodendo qualcosa qui, o sbaglio? Sono confuso. E sento anche un tizio col martello, sono molto confuso. Ah, un tizio. Man. Ma è andata bene. Mi sa che mi farà più male lui. Decisamente. Wow, andata vivo. Ok, che aveva per curarsi? Mi sa niente, credo che me ne andrò. Questa è una pistola leggendaria? Sì. Questo è uno scar leggendario? Sì. Mamma mia come stava messo sto tipo. Non so come non mi abbia ucciso. Ok, andata. Non so se ritornare in una macchina oppure no, sinceramente. Uno là. Un po' allontanuccio per i miei gusti. Se prende la zipline ci provo. Lo stava per fare. Che fastidio. L'ho perso di vista io, ok, è stato un mio errore. Ma che fine ha fatto? Ah, sta qui. Vabbè, brother, sei finito. Sei proprio finito. Sì, certo, come no. Con la mira che c'ho io, poi. Certo.
Sicuramente. Ok, perfetto, siamo in 5. Devo spostarmi da qua però perché sto in mezzo al nulla. Ok, let's go, let's go, let's go, via. Per questo motivo ce ne dobbiamo andare. Che armacia! Quella col mirino, madonna mia. Fatto malissimo, brother. Via, via, via. Madonna, sì, 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 c'ha quella col mirino e come. Ok. Spostiamoci da qua, che non è una bella zona. Madonna. Guarda come mi ha fatto male. Muori. Mamma mia come l'ho salvata. Quello shield che mi ha salvato la vita. GG boys. GG, ce l'abbiamo fatta. Insomma ragazzi, spero che questa vittoria con il DualSense Edge di PlayStation vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E noi ci becchiamo alla prossima.